Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Facciamo un momento di preghiera prima di iniziare questa trasmissione. Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari fratelli e care sorelle, è un momento della storia, diciamo, dell'umanità e della Chiesa molto difficile, come avete visto, dai messaggi presunti che mettiamo, dalle notizie che mettiamo con i nostri cari fratelli Massimiliano, Daniela, salutiamo anche Dorotea d'Ester e tutti voi, cari fratelli e sorelle, che ci ascoltate. È un momento veramente difficile. Ma, cari fratelli e sorelle, che pensavate che questo momento non sarebbe arrivato nel web in modo particolare, ma anche nella realtà? Ma facciamo riferimento qui al web. Sembra che si cade dalle nuvole che sarebbero arrivate determinate situazioni. Certo, magari non si pensava con determinate, possiamo dire, tempestività a livello temporale, ma i tempi rimangono sempre di Dio, cari fratelli e care sorelle. I tempi rimangono veramente di Dio. È chiaro che forse non ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo, in modo particolare anche noi cattolici stessi. Vediamo una situazione di confusione, di difficoltà, di situazioni veramente incredibili, possiamo dire. Però queste sono state tutte profetizzate, cari fratelli e sorelle, da Fatima, la Madonna, alla Salette, sempre la Vergine Maria Santissima, ma anche il Vangelo stesso, 2020 anni fa, il Signore ci parlava di tempi che sarebbero dovuti arrivare difficili. Per esempio, alcuni santi parlavano di una situazione davvero complicata, no? Oppure anche lo stesso Santo Catechismo parla che la Chiesa dovrà affrontare una grande prova immensa. Ora, quello che serve in questi tempi, e la Beata Vergine Maria ce lo ricorda, come il Signore Gesù nel Vangelo, è fare la volontà di Dio. Voi pensate che tutto quello che avviene non è sotto il controllo di Dio? Altro che se è sotto il controllo di Dio, è tutto sotto il controllo di Dio. Quindi quello che serve in questi tempi è la preghiera, la parola di Dio, la santa Eucaristia, la santa confessione, la santa carità e fare la vocazione che il Signore ci ha affidato. Chi è sposato fa il genitore, chiaramente con i figli. Chi fa il sacerdote fa il sacerdote, diciamo anche fino ad arrivare al vicario di Cristo. Anche lui farà la sua parte. Quello che voglio farvi comprendere, cari fratelli e sorelle, è che qui tutti ci giochiamo la salvezza, per fare una battuta. Tutti ci troviamo in una situazione di difficoltà. È per questo che bisogna pregare gli uni per gli altri. Forse non ce ne rendiamo conto, ma è proprio questo il punto. La Vergine Maria, ripeto, in messaggi di quelli sia riconosciuti, anche di quelli non riconosciuti, ce lo dice di pregare, pregate, e Gesù ce lo dice in continuazione nel Vangelo, pregate incessantemente, come quel giudice giusto della parabola, no? No? Questo è il succo del discorso che dobbiamo fare in questi tempi così difficili, la preghiera unita. È inutile, cari fratelli e sorelle,
Almeno questo penso, almeno diciamo dai risponsi che arrivano sia dal Vangelo che dal cielo, se dobbiamo dire le cose come stanno. Quello che ci dice la Santa Chiesa Cattolica è pregare gli uni per gli altri, come ci ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo. Preghiamo per i governanti. Loro hanno voluto scegliere di stare con determinate situazioni. Preghiamo per loro. Peggio per loro, sotto un certo punto di vista, ma preghiamo per loro, non possiamo fare altro. Le rivoluzioni non servono a nulla. Quello che serve è la preghiera, è la carità, è la diffusione del Vangelo della verità, che è Cristo. Questo serve in questi tempi così difficili. Ma veramente sono difficili. Quindi è inutile dire sempre attaccare X o attaccare Y. Compresi il Papa, cari fratelli, perché non c'è bisogno, veramente c'è bisogno di preghiera. Se lui farà una cosa sbagliata, è giusto dire il fatto errato. Ma non arriviamo ad attaccare la persona o dire no, non è il Papa. Fratelli e sorelle, chi giudica è Dio e questo vale sul giudizio di chi vi parla, perché anch'io sarò giudicato, e su voi stessi. Quando andremo dall'altra parte, cari fratelli e sorelle, ecco perché gli esercizi della buona morte, noi nuovissimi, che pensa a Massimiliano, Dorotea, Ester e Daniela. Quando andremo dall'altra parte, non so se voi ci pensate mai, ma quando andiamo dall'altra parte, che gli diremo al Signore Gesù? Che il Papa non era Bergoglio? Che il Papa era Papa Benedetto? Oppure gli diremo, non lo so, la colpa era di Conte, il Presidente del Consiglio, o di quelli che gli stanno intorno? Cari fratelli e sorelle, Gesù lo dice nel Vangelo, saremo giudicati noi stessi. Noi saremo giudicati su noi, sulla nostra vita, non su quella degli altri. Se avete sentito il Vangelo di domenica, parla proprio, cari fratelli e sorelle, non so se avete ascoltato, delle 10 vergini, stolte e non. L'olio non si può dare a nessuno, cari fratelli e sorelle, ognuno c'ha il suo. E qui i peccati, per fare un parallelo, ognuno c'ha i suoi. Io ci avrò i miei e li porterò dove? Innanzitutto intanto alla confessione, innanzitutto alla santa confessione. Però dobbiamo fare una vita cristiana adeguata, come dice il Vangelo. Per questo quando saremo dall'altra parte saremo giudicati sull'amore di quello che abbiamo fatto noi stessi, non gli altri. Noi saremo giudicati su noi, cari fratelli e sorelle. Gli altri, preghiamo per loro, a ognuno spetta il suo di giudizio, a ognuno spetta il suo. Se voi vi avvelenate l'anima, come possiamo dire per gli altri, ma sulla nostra di anima, chi ci pensa? Non so se fate mai questo ragionamento, almeno dico questo, almeno io me lo faccio tutti i giorni, per quanto sono un gran peccatore e disgraziato. Ma voi ve lo fate questo ragionamento? Al di là che fosse il Papa come, o l'ultimo dei peccatori, ma il ragionamento sulla nostra morte quando arriverà? In quel preciso istante e che saremo davanti al Signore, gli porteremo la questione dei 5G, del microchip, non so, di Papa Bergoglio, di Papa Ratzinger, cioè praticamente di Papa Benedetto XVI, Papa Emerito, oppure di Papa Francesco, gli portiamo quello? Oppure ci potrebbe dire a noi stessi, come mai tu in famiglia non hai fatto questo? Come mai magari hai fatto quello e magari a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli te ne sei fregato? Oppure ai tuoi genitori? Adesso faccio un esempio chiaramente. Che gli diremmo in quel caso? Oppure c'era quel fratello che aveva bisogno di te e tu te ne sei fregato perché hai pensato a tutt'altro. Oppure potevi pregare di più quando ti è stato chiesto e non l'hai voluto fare? Faccio delle ipotesi, cari fratelli e sorelle, perché solo Dio sa quello che succederà chiaramente in quei famosi. Ma voi ci pensate a questo o pensate a tutt'altro? No, perché se pensiamo a tutt'altro, fratelli e sorelle, e questa è la situazione che ci meritiamo, cari fratelli e sorelle. A questo punto questa è la situazione che ci meritiamo. Non so se rendo l'idea, cari fratelli e sorelle, poi ognuno è un solo. Una cosa, diciamo, opinabilissima la mia. Ma il Vangelo lo dice chiaramente, la preghiera.
l'amore, la carità, non essere fessi, tra virgolette, ma dire la verità, nella carità e nella preghiera. E poi, cari fratelli e sorelle, ognuno, ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma io incomincerei a pensarci al discorso dei nuovissimi, cari fratelli e sorelle, perché, sapete, se non lo diciamo sempre, se questa notte il Signore ci richiama alla casa del Padre, io, sinceramente, un po' ci penserei sui nostri comportamenti, compreso il mio, cari fratelli e sorelle. Poi, ripeto, quello che dovrà accadere, cari fratelli e sorelle, accadrà. Le profezie, l'ha detto la Vergine Maria, come l'ha detto Gesù, accadranno quello che deve accadere. Quindi, per questo vi dico, Dio tiene tutto sotto controllo. Non vi fate prendere da tanti turbative d'aste, come dico io per fare una battuta, dal microchip ai microshop, il papa vero, il papa falso o quello che vi pare a voi. Perché queste, tutte queste cose deviano e poi su determinate cose aumenta anche la questione della nostra irrequietezza personale nell'anima. Quindi facciamo una cosa, seguiamo quello che dice Gesù nel Vangelo della preghiera e soprattutto quando dice Gesù a San Pietro, quando San Pietro diceva all'ultimo passo del Vangelo di San Giovanni, dice: Signore, ma San Giovanni, voleva dire Giovanni, che fine fa? Fa te di lui, che ti importa? Pensa a te, tu seguimi come io devo seguire Cristo, come anche voi, cari fratelli e sorelle. Per questo, per farvi comprendere che se non iniziamo con noi stessi, cari fratelli e sorelle, è dura, eh? E guardate che sono tempi duri, come sono stati predetti. Ripeto, preghiamo per il Papa Francesco, il Papa Emerito Benedetto XVI, tutti i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, tutta la Santa Chiesa che sta passando ore terribili. Preghiamo per loro. Preghiamo, perché qui è come quando si sta dentro la famiglia. Se noi avessimo una moglie o un marito o un padre o una madre che non si comportano come dovrebbero, che facciamo? Gli diciamo: a lui non è mia moglie, lei non è mia moglie, a lui non è mio padre, non è mio padre, a lei non è mia madre, lui non è mio marito. Oppure: a loro non so i miei figli. E che facciamo? Non li riconosciamo? Non so se arrendo l'idea, cari fratelli e sorelle, ma ognuno è libero di fare quello che vuole, per amor del cielo. Questa sorta di fare sempre questa cosa,